Le parole sono l'unione fra la realtà e un articolo che diventa notizia per TV, carta stampata, il web e ogni forma di media. A volte le parole sono una prova difficile, ma contemporaneamente possono diventare il tempo delle tue giornate. Con le parole siamo tutti uguali, con le parole si unisce realtà, finzione, notizia, gossip, sport, politica, musica, cinema, spettacolo e molto altro. Le parole sono una finestra aperta sulla fantasia e sulla creatività. Le parole sono l'unione fra quello che accade, lettere, consonanti e un pezzo che diventa notizia. Le parole in questi anni sono diventate il mio mestiere. Mister Zeman, avete preso subito gol dopo 20 secondi, sicuramente non sarà stato contento per l'approccio della squadra. A me succede, è normale che non sono contento perché sono distrazioni su prima palla, penso che tutta la squadra è sotto la palla e quindi c'è la possibilità di prendere riferimenti. Soddisfatto più dal gioco o più dal risultato di quest'oggi? No, penso dal gioco, che non è facile schiacciare Sassuolo in casa propria. Abbiamo visto due squadre con tanti giovani in campo, il calcio italiano sta cambiando? Non lo so se il calcio italiano in genere. Io ho per fortuna i giovani, noi abbiamo 7 ragazzi tra Under 21 e Under 20 e che spero che faranno una buona carriera e che ci aiutano alla nostra squadra crescere, lottare in campionato per qualche posizione importante. Giffoni ha la giuria più grande e più numerosa del mondo, una famiglia che cresce sempre, sono i giovani il motore della manifestazione. I giovani, forse proprio dai giovani arriva il complimento più bello, quando scrivono a Giffoni scrivono caro Giffoni. Guardatemi, in questo momento il mio viso, avete visto, si è proprio dilatato. La felicità non sarà più un concetto astratto. Come i grilli, come rane di fiume, saltavamo a Trebbo sul traghetto che porta a Longara, poi di corsa a Bonconvento. Queste sono parole di Nader Gazvinizadeh. Com'è stata la mia pronuncia, Nader? Quasi perfetta. Quasi perfetta, vabbè, non sono di madrelingua, però il tuo cognome che sembra un codice fiscale. Devo dire che ci hai stupito con una chiusura di trasmissione veramente inaspettata. Noi, con un pizzico di giusta malinconia che nella vita non guasta mai, vi abbiamo raccontato Nader Gazvinizadeh. Leggete i suoi libri. Buona serata. Dal dischetto di centrocampo che cominciano le partite del fine settimana, ben ritrovati sugli schermi di Tele Romagna, con me l'anima della trasmissione, Gio Castagnoli. È veramente perfetto. Tutto, buon calcio a tutti.